Yesterday, I gave you some basic talk about the consciousness and mindfulness of the consciousness. Ieri abbiamo fatto un discorso un po' così di base per quanto riguarda la coscienza e la consapevolezza della coscienza. Don't worry, you cannot, if you cannot understand everything, it's just made to open your mind to the wide field of this practice. Allora, non preoccupatevi se non capite tutto. Vengono fatti certi discorsi soltanto per così aprirvi un po' la mente all'ampiezza possibile nella pratica, alla vastità. As I say, mindfulness of consciousness can be watched. Can be done in even in the initial what stages of the practice. Come ho accennato, la consapevolezza della coscienza si può fare anche negli stadi iniziali della pratica. In that sense, in the beginning, you don't differentiate so much about the consciousness and the mental states. Nel senso che all'inizio non si differenzia un granché tra la coscienza e gli stati mentali. You just look at it all as mind and mental processes. Guardiamo questo insieme di mente e di processi mentali. In the beginning you meet with a lot of unwholesome types of consciousness. Allora, all'inizio ci si incontra con molti così, tipi di coscienze non proficue, non benefiche. Try to be as mindful as you can of these types of consciousness. E noi tentiamo di essere i più consapevoli possibili di questi tipi di coscienze. Often you will lose out because the mindfulness is not so strong. E molto spesso così perdiamo, possiamo dire, perché la consapevolezza non è ancora così robusta, così forte. Consciousness itself is quite unfamiliar to you. E questa coscienza è un territorio che non ci è molto familiare. So you always turn back to watch the bodily sensations and feelings. E allora noi, come dire, ci ritiriamo, ritorniamo sempre all'osservazione delle sensazioni del corpo, delle sensazioni in generale. In more desperate cases you may even have to resort to tranquility meditations. In casi proprio disperati può essere necessario fare ricorso a meditazioni di calma mentale, di tranquillità. It gets worse than it doesn't come under the territory of Vipassana. You have to go to the psychotherapist or the psychiatrist. Allora, se le cose peggiorano ancora, non rientriamo in quello che si può così fare con la Vipassana, ma bisogna ricorrere alla psicoterapia o uno psichiatra. Here in Europe, in the West, we can safely send them home. Diciamo che qui in Occidente, in Europa, questi tipi di meditanti con tranquillità li possiamo rispedire a casa. In Asia is a different story. In Asia è la storia è un po' diversa. We will not go into that. Ma non approfondiamo questo aspetto. So, taken that you have at least built up some basis of mindfulness, then you can slowly watch more with regards to the consciousness. Allora, avendo così un minimo di base di consapevolezza, allora ci può essere possibile iniziare a osservare questa coscienza. You can start trying to be mindful of the six sense consciousness. Ad esempio, possiamo iniziare a osservare le sei coscienze dei sensi sensoriali.
for example, the seeing consciousness, the hearing consciousness, the smelling, tasting and the touching consciousness. Quindi sono la coscienza visiva, la coscienza uditiva, quella del tatto, dell'olfatto, così via. In the mind door, the knowing consciousness. E alla porta della mente è la coscienza che conosce. This is not so simple. Beh, questo non è poi così semplice. Because the consciousness is subtle. Perché la coscienza è così impalpabile, sottile. Most at the beginning you may be able to sense the process. Che ci vada bene all'inizio, saremmo in grado di così percepire il processo. So when you see, hearing and you're not hearing, seeing, you're not seeing, you're supposed to watch the process of seeing and hearing. Cioè, quando noi etichettiamo vedere, udire, quello che dovremmo fare è osservare il processo dell'udire, del vedere. Not what is seen and not what is heard. Cioè non l'oggetto, non ciò che è udito o ciò che è visto. Because that comes under, not citta nupassana, it comes under something, rupa. Perché quello non rientrerebbe in citta nupassana, ma rientrerebbe, avrebbe a che fare con rupa. Because when you're hearing, you don't hear it really watch the consciousness, because the sound is more prominent. Allora, quando c'è questo processo dell'udito, in realtà noi non è che stiamo osservando tanto la coscienza, perché il suono è più in primo piano. But, no, we try. Ma, insomma, ci si prova. But if you have a strong base of body and feelings, after some time, you may begin to be able to watch it as well. Ma se abbiamo una forte base riguardante il corpo, le sensazioni, dopo un po' di tempo ci è possibile anche osservare questa dimensione. Well, you don't have to be, you don't have to be so precise. Allora, per dirla tutta, all'inizio non è importante essere poi così precisi. The first part would therefore come under what you call mindfulness of the six sense doors. Quindi abbiamo detto la prima parte viene sotto questo ombrello, chiamiamolo così, della consapevolezza della coscienza delle sei porte sensoriali. That means you watch how the mind runs through the six sense doors. Cioè noi osserviamo come la mente va, corre alle sei porte sensoriali. For example, when you watch the rising falling, your mindfulness and the consciousness is at the rising falling, the body door. Ad esempio, quando noi solleviamo il sollevarsi e l'abbassarsi dell'addome, la coscienza, la consapevolezza è alla porta del corpo. Then usually you're not doing consciousness, you're watching the body. E solitamente non è che riusciamo a osservare la coscienza, osserviamo il corpo. But when you're more experienced, when the body object is strong, the consciousness also becomes more evident. Ma quando abbiamo più esperienza, quando c'è questa forte base del corpo, anche la coscienza diventa più evidente. So when it comes to sound, somebody coughing, immediately the mind runs to the sound. Allora immaginiamo un suono, c'è qualcuno che dà un colpo di tosse, immediatamente la mente corre a quella porta sensoriale, l'udire. When there's each of pain, the mind runs back to the body, each of the pain. Poi ci viene un prurito, un dolore nel corpo, subito la mente corre lì. And if there's a smell somewhere, c'è bad smell, then we go to the smelling odor, smelling consciousness. Sentiamo che ci sia una puzza a un certo punto, immediatamente la coscienza corre a quella porta sensoriale. It's more clear when you have finally established the mindfulness at the mind door. È più
in ultima analisi è più facile, è più possibile quando c'è questa coscienza alla porta della mente. So when your mindfulness is established in the mind door, then you can see the consciousness space. Quindi quando la consapevolezza è così instaurata alla porta della mente, si riesce a vedere questa base della coscienza. For example, you're doing Chittana Prasanna proper, the main primary object is consciousness, then you establish it at mind door, and then see how it runs through the six sense doors. Allora, supponiamo di fare quella che viene appellata Cittanupassana, la presenza alla coscienza. Allora, c'è questa consapevolezza alla porta della mente, si vede come la mente corre in continuazione alle sei porte sensoriali. And the consciousness is at the heart base. E la coscienza la si individua, si dice così, alla base del cuore. And so it comes back. E quindi da questa base corre a una delle altre porte e poi ritorna alla sua base. But usually for most people to begin with this establish the body door. Però per la maggior parte delle persone tanto per cominciare e ci si stabilizza alla porta del corpo. Until the mind door becomes more evident and they're more confident of using that as a base. Fino a quando la porta della mente diventa più evidente e c'è più fiducia nel poter utilizzare quella come base. So this is comes under the first stage of Cittanupassana, or walking the dog. Questo ha a che fare con il primo stadio di Cittanupassana, quello che è stato appellato nel foglio, portare il cane a fare una passeggiata. It's walking the dog. Usually I like to see people walking the dog. You like? No. Solitamente mi piace vedere che le persone portano i cagnolini a fare una passeggiata. Because there are all sorts of people. Perché, allora, i proprietari dei cani rientrano in varie tipologie diverse. There are a lot of dogs. E anche i cani. So, the dog is like a representation of the mind. Allora, il cane è un po' una rappresentazione della mente. So, does the dog listen to you? Il cane di solito ti dà ascolto? Very often no. The dog has got a mind of his own. Molto spesso no, perché come il cane pensa con la sua testa. Say, come, doggy, walk this road. I like to walk that road. Ovviamente fa tutto il contrario di quello che noi vorremmo che lui facesse. Why? Perché? Because the dog is wild. Perché? Is a beast. Il cane è un animale selvaggio. Yeah. So it depends whether you want to train the dog or not. Allora, quindi possiamo dire che è necessario un addestramento per questo cane. Yeah. So, of course, if you get the mind properly trained, then it's very helpful. But you just want to do what you want to do. Good luck! Ovviamente, se la mente è addestrata può essere molto utile, ma se la mente semplicemente vuol fare quello che le salta in testa, fa ridere detto così, beh, allora tanti auguri. Buona fortuna. I have no objections. Io non ho, non faccio obiezioni. If you go crazy, I'm not responsible. Però se andate fuori di testa, io non sono responsabile. So, it's better you train the dog properly because the mind is very powerful. E quindi è meglio addestrare questo cane in maniera appropriata perché la mente è estremamente potente. Because the mind is has all these very basic instincts and it is a beast. Perché ha questi istinti di primordiali ed è un po' una bestia la mente. In fact, the human mind is worse than a beast. Infatti la mente umana è peggio di un animale. Yeah. You can see some animals, they are very cunning.
Possiamo vedere come certi animali siano rispetto a un essere umano diversi, Like come i gatti, ad esempio. wild cats are very cunning. Allora, i gatti così selvatici hanno una sorta, possiamo definirlo così, un certo tipo di intuito, no? So. So, that's why I said the first part of controlling the defilements is very important. Per questo io affermo che la prima parte che riguarda il controllo degli inquinanti è estremamente importante. And a very good great judgment is when you about your precepts. Diciamo, il rispettare i precetti ci dà una grossa mano, possiamo dire così. No, we can always pretend, no, well, it's okay. I didn't do something bad. Perché uno se la può raccontare sempre, no? E dirsi, ma insomma, non è che ho fatto poi chissà che cosa di male, no? For example, I was telling the story about the Giro, the dormouse. Giro. Giro. Ghiro, raccontavo questa storia del Ghiro. Know what's a Giro? Sapete cos'è un Ghiro? It's almost like, they call it a dormouse, but it's like a small, it's like between a squirrel and a mouse. Allora, è un Ghiro, una via di mezzo tra uno scoiattolo e un topo. There are quite a lot around here. Ce ne sono un sacco qui in giro. So one day there was a giraffe that was eaten by the fat cat. Giorno c'è stato sto povero Ghiro che è stato magnato da un gatto piuttosto You corpulento. just add the middle part and you can see the head and tail. Allora, si è magnato solo la parte di mezzo e si riuscivano a vedere ancora la coda e la testa. And so I go there and confronted the cat. Io mi sono avvicinato, come dire, mi sono confrontato con questo gatto. Say, what did you do? My goodness. E gli ho detto, ma santo cielo, cosa hai fatto? And the cat looked back at me. E il gatto mi ha guardato così con fare un po' It interrogativo. seemed to say, is there anything wrong? Come I se didn't mi do volesse anything dire, bad, I'm a cat. che ho fatto di male? Io sono un gatto, insomma. No? And a cat eats things like this. E un gatto si ciba di cose di questo tipo. What's wrong with you? È come se mi dicesse, ma che c'è che non va in te, non in me? And so after that, I kept looking at it. What nonsense have you done? Terrible thing! Then he ran away. Io continuavo a guardarlo come per dirgli, hai fatto una cosa terrificante, terribile. Poi il gatto se n'è andato a un certo punto. And so that's how the mind is. I'm like this, no? Well, I'm a bit wild, and so what do you expect? E la mente si comporta proprio in questo modo, come se ci dicesse, ma che vuoi che faccia? Insomma, io sono fatta così, no? The problem is you're supposed to be doing vipassana. Ma il problema è che teoricamente noi saremmo qui a fare la vipassana, no? And vipassana you do, don't do such things. E nella vipassana non si fanno cose di questo tipo. Vipassana is not about being nice. La vipassana non ha a che fare con l'essere carini, ecco. You call a spade a spade. Cioè, si dà il giusto nome alle cose, eh? If you're stupid, you're stupid. Se uno è stupido, è stupido. You Diciamo le cose come have a stanno. lot of craving anger, you have a lot of craving anger. Se hai parecchia brama e parecchia rabbia, vuol dire che hai parecchia brama e parecchia rabbia. First you must be able to accept it. Il primo passo è essere in grado di accettarla questa realtà. Then you will be able to accept to take on the training to change it for the better. Una volta accettato, sarà possibile intraprendere questo addestramento per mutare in meglio, per cambiare in meglio. No? It makes a lot of basic common sense. Insomma, ci va solo un po' di buon senso, eh? So, one way is to keep track of it.
Allora, un aspetto riguarda il non perdere di vista questa faccenda. Because the mind is always trying to escape to do something. I gotta go to toilet. Perché la mente in continuazione si inventa delle scuse per scappare. Ad esempio, devo andare in bagno. You go to toilet and smoke. You see? I'm gonna drink a cup of coffee. Vado in bagno e fumo di nascosto, oppure vado a bermi un caffè. So, you see, all these excuses of the mind. Queste sono tutte scuse che si inventa la mente. But you follow all the way, say, ah, what are you up to? What are you thinking? Ma noi non la perdiamo di vista e in continuazione le chiediamo, che cos'è che vorresti combinare? In Vipassana you cannot escape. Perché dalla Vipassana non è possibile sfuggire. You want to, it's not my responsibility. Se voi volete, va bene, ma io non c'entro niente, non è una mia responsabilità. But if my teacher Sayadaw Pandita, no way. Ma ad esempio con l'insegnante che ho avuto io, Sayadaw Pandita, e beh lì non si scappava proprio. Have you for the next whole month? Perché mi avrebbe preso a martellate sulla testa per tutto il mese di ritiro. So, I mean, so you try to be as mindful as possible wherever the mind goes. Allora, uno tenta di essere il più consapevole possibile seguendo tutti i posti dove va la mente. Although you may not be able to stop it altogether yet, then at least you are on the way to keep it in track. Allora, anche se non siamo in grado di fermare la mente, quantomeno la seguiamo, vediamo dove va. Because every time you go to one of the sense doors, you won't just go there. You will start doing its other business. Perché non è che la mente semplicemente va a una delle porte sensoriali, ci va e poi inizia a farsi i fatti suoi lì, If you ecco. go, it's food, nice food, I start eating. And then you start enjoying, and then you start craving. C'è il cibo, iniziamo a rimpinzarci e sorge la brama. You meditate, and then this pain here, that pain here. It's too much pain, I cannot meditate. Anger arises. Allora, siamo lì che meditiamo, sorgono i dolori qua, là. Non riesco a meditare, sorge la rabbia. So he runs to the six sense doors and to respond, to react. He may respond in the positive way and he may respond to the negative way. Quindi la mente corre alle sei porte sensoriali per reagire. Puoi reagire in maniera positiva o non poi così positiva. But you're really mindful then, you say, when the seeing, there's only the seen, hearing, there's only the heard. That means you just know the object as it is, and it arises and passes away with the consciousness. Perché, come viene affermato, se c'è una reale consapevolezza, nel vedere c'è solo il visto, nell'udire c'è solo l'udito, cioè c'è soltanto l'oggetto, la coscienza che sorge e che scompare. And in the suttas you say that sometimes the Buddha just gave this instruction and the people get enlightened. E nei sutta viene affermato che a volte il Buddha dava solo questa istruzione e le persone si liberavano solo con questo tipo di istruzione. Because the mind is very quickly in creating concepts. Perché la mente molto rapidamente crea concetti. When you hear the sound, at first it's just a sound touching the ear door. Allora, noi udiamo un suono, è semplicemente un suono che viene a contatto con la porta dell'orecchio. Immediately it goes to what type of sound is that? Ma immediatamente questo stimolo si trasforma in una domanda. Che tipo di suono è quello? It's a bird. Ah, è un uccello. What type of bird is it? Chissà che uccello è. Otherwise you cannot resist. I gotta go and look at what type of bird it is. Ovviamente uno non riesce a resistere e ci dà un'occhiatina per vedere che tipo di uccello è. Finally, you find it's not a bird, it's some kind of mechanical sound from the tractor. In ultima analisi non era un uccello, era un suono meccanico che proveniva da un trattore. So, I always remember the
Mahasi Sayadaw's instructions. Quindi io ricordo sempre le istruzioni di Mahasi Sayadaw. So the yogi is supposed to be like a person who has eyes, but it's as if he's blind. Allora, uno yogi dovrebbe essere come una persona che ha gli occhi, ma è come se fosse cieca. And even when he hears something, it's as if he is deaf. E anche quando sente un suono è come se fosse sorda. Yeah, because with all the six sense doors, the moment you're mindful, you must first stop the, reaction. Perché, allora, per quanto riguarda le sei porte sensoriali, la prima cosa che è importante fare è bloccare la reazione che c'è. And after that, when you stop the process of conceptualization, then you directly facing the ultimate reality, the Paramattha Dhamma, and you're just mindful of that, and from there you get it directly into Vipassana. E poi si blocca il processo di concettualizzazione, e in quel caso si è presenti ai Paramattha Dhamma, le realtà ultime, ed è da lì che inizia il processo della Vipassana. It's not so easy, but can be done. The more you can do it, your concentration will easily come in. Allora, non è così facile, ma si può fare, e se lo si fa, molto facilmente la concentrazione immediatamente si approfondisce. Most of the thinking begins because you're not mindful enough of the six sense doors. The moment the object comes, boom, the mind starts making up stories. La maggior parte dei processi di pensiero sorge perché non c'è sufficiente consapevolezza, perché non appena la mente corre a una delle porte sensoriali, immediatamente inizia a creare qualcosa poi. Give an example, when I was in Malaysia, there was a lady, she was supposed to be a model yogi. Allora, faccio un esempio. In Malesia c'era questa signora che teoricamente doveva essere una meditante modello. It's going to Burma and all that thing. Era stata in Birmania e tutte le solite cose. And she walks very slowly, very mindful, everything. Camminava molto lentamente, in maniera molto consapevole, tutte queste cose. But when she comes for interview. Ma quando veniva a fare il colloquio? She starts complaining. Why is this person making so much noise? Why is this person eating like this? This fellow is unmindful. I said, my goodness, I thought you were mindful. Iniziava una sequela di lamentele senza fine. Perché quello lì è così rumoroso? Perché quello lì mangia così? Perché quell'altro fa cosa? Io le ho detto, santo cielo, pensavo che tu fossi consapevole. So you see, pretend. Così vedete, è un po' una finzione, una sorta di facciata. Finto. Finto. È finto. So, this is the first step of checking your mindfulness, checking your thing, and then after that, you can slowly begin to realize the play of the consciousness in these cycles. Allora, abbiamo visto che questo è il primo stadio di avere a che fare con la coscienza, questo vedere che va alle sei porte sensoriali, e poi una volta che è stato fatto questo, è come se noi potessimo iniziare a occuparci di ciò che sta dentro questo cerchio. This type of practice is very useful for daily life. Allora, questo tipo di pratica è estremamente utile nella vita quotidiana. Because daily life you cannot be so concentrated, so you are open to all the six sense doors. Perché nella vita quotidiana non è possibile essere poi concentrati più di tanto. È importante essere aperti alle sei porte sensoriali. But when you are more mindful, then you can see that the consciousness of seeing, the consciousness of hearing, smelling, tasting, touching, they're all different. Però a mano che si procede nella pratica, si inizia a osservare che i vari tipi di coscienze, quella visiva, quella uditiva, quella del tatto, eccetera, sono diverse, because sono differenti. Because the conscious seeing, conscious and hearing, conscious have distinctly different objects, and the consciousness associated with it is distinctly different.
Perché? Perché questi tipi di coscienze hanno oggetti diversi e quindi hanno una loro caratteristica peculiare come coscienze avendo oggetti diversi. So, and then, when that happens, then you begin to practice the mindfulness of consciousness with regards to the six sense bases. E quindi quando questo capita si inizia a praticare la consapevolezza della coscienza che ha a che fare con le sei basi sensoriali. You see the three characteristics with how the consciousness changes in the six sense processes. Si vede, ne vedono le tre caratteristiche che mutano alle sei basi sensoriali per quanto riguarda la coscienza. And that's when you find that it becomes stabilized when it is focused at the mind door. E iniziamo a vedere che si diventa più stabile quando è focalizzata alla porta della mente. Otherwise, usually they use the body. Altrimenti, se no, si usa il corpo. For example, when they go out, they want to stabilize their mindfulness, they use the posture or sometimes they use the breath. Ad esempio, supponiamo noi di uscire, in quel caso, se noi vogliamo così stabilizzare, la coscienza viene utilizzato il corpo o il respiro. So, this occurs to a somewhat more concentrated manner in a retreat. Questa faccenda capita in una maniera un pochino più concentrata, in un certo senso, nei ritiri. But, you know, slowly, when it's more concentrated, it occurs more and more at the mind door. Allora, quando c'è questa maggiore concentrazione, accade di solito sempre di più alla porta della mente. So you just stay at the mind door and watch the mind door when it does not run to the six sense doors anymore. E allora si osserva la porta della mente, si osserva la coscienza che non corre più alle altre porte sensoriali. It's just that in the beginning the dog is moving all around, so you follow it. È come se, insomma, all'inizio c'è tutto questo movimento e noi seguiamo questo movimento. So when the dog is tired, it comes back home and sits there and you watch the dog. Allora, a un certo punto, dopo tutto questo correre alle varie porte sensoriali, si stanca pure questa coscienza, torna alla porta della mente e allora la si osserva lì in quel caso. In the beginning, of course, you use the body door like the breath, but that becomes very subtle and becomes sometimes you cannot feel it. And often you have to go back to the consciousness. Ovviamente all'inizio abbiamo visto che si usa il corpo. Però a volte, a un certo punto, il corpo diventa così impalpabile, sottile, che è necessario usare la porta della mente. And then you see the consciousness in these different forms. E allora si inizia a osservare la coscienza nelle sue forme diverse. And it goes deeper and deeper. E si approfondisce sempre di più questa cosa. No, in terms of the first form of references to the consciousness, the beast. That means the mind is like an animal. Allora, primo paragone che abbiamo fatto della coscienza è come se fosse un animale, una bestia. No, this animal, when it gets tame, is more controllable. Allora, quando un animale è stato addestrato, è più controllabile. But ma the beast instinct is still there. L'istinto animale c'è ancora, non è che non c'è più. Like in the sutta they said elephant trainer. E nei sutta viene spesso usato l'esempio di l'addestramento di un elefante. After there was elephant trainer in one of the Buddha's discourses on the mindfulness. E c'era questo personaggio che addestrava gli elefanti in uno dei discorsi del Buddha sull'addestramento della mente. After talking about that, he came to the Buddha and told him, no, I've been an elephant training for many years, not 30, 40 years, I can't remember.
No. Allora, insomma, la storia va più o meno così. Dopo questo discorso che il Buddha aveva fatto, questa persona che addestrava gli elefanti va dal Buddha e gli dice: senti, io ho addestrato elefanti per 30-40 anni, adesso non mi ricordo bene. He says that after so many years of training, the elephant still has an instinct to escape. E l'elefante, anche dopo tanti anni di addestramento, continua ad avere l'istinto di voler scappare. So it is the human being is way more cunning. L'essere umano è ancora peggio, ecco. So, but you can see it when you do vipassana and you watch the consciousness longer, and you see the mental states, mental formations, and how they behave. Però, ecco, facendo vipassana a un certo punto si riescono a osservare queste cose, le formazioni mentali, come si comporta la coscienza. You begin to see where the instincts and where those, you know, habits all come from. E si vede dove stanno, da dove vengono questi istinti, queste antiche abitudini. That's where the mindfulness goes in slowly to weed them out. È lì che va la consapevolezza per uno alla volta estirparli tutti. It's not uncommon for people who meditate for some time and they watch the consciousness and they see the consciousness like a mass of ants. Non è poi così raro per i meditanti che hanno meditato per un po' di tempo vedere la coscienza come se fosse questo ammasso di formiche. Or a mass of snakes. O di serpenti. It is not yet anger or those things, but the force and the tendency is there. Allora, non stiamo parlando ad esempio già di una rabbia manifesta, ma di una potenzialità che è lì inespressa. So how come the mind is like that? Ah yes, that's your mind. Your mind, ok? Allora mi chiedono, ma come mai la mente è così? Fa? No, è la tua mente che è così. So it is very interesting, but it's also quite terrible. È piuttosto interessante, ma allo stesso tempo è piuttosto terribile. So, again, good luck. Nuovamente vi auguro buona fortuna. Of course, when you go deeper into the existential forms, then you meet with delusions. Ovviamente, quando ci si va più a fondo in queste formazioni esistenziali, ci si incontra con l'ignoranza. This would make Mordor like a mouse. No, Mordor? No. The Lord of the Rings. No. Qui salta fuori un personaggio che c'è nel Signore degli Anelli, che io ovviamente non mi ricordo chi è. Qualcuno mi può dare un suggerimento? Mordor. Mordor. The place. No, the evil fellow. Lord of Darkness. Sauron. Huh? Sauron. Sauron. The big eye. Big eye. C'è un gioco di parole in inglese, che il grande occhio, che è questo personaggio che ritroviamo nel Signore degli Anelli, in inglese grande occhio vuol dire anche grande io, quindi abbiamo capito. And so no, it is not so easy, but we are fortunate to have come across the Buddha's teachings. Allora, non è così facile, però siamo fortunati nell'aver incontrato gli insegnamenti del Buddha. And all the methods that have been handed down through the generations. Che sono stati tramandati di generazione in generazione. It's just like fighting the Lord, Dark Lord, who has a terrible sword. You have a small little penknife.
È come confrontarsi con questo signore delle tenebre che ha uno spadone terrificante e noi abbiamo un temperino improbabile. So the basic thing is the skills. E qui allora la cosa fondante, fondamentale è la nostra abilità, no? Everybody has got their strong and weak points. Tutti noi abbiamo i nostri punti forti, i nostri punti deboli. Of course, those with many more strong points will do better. Those who have more weak points. Well, good luck. Beh, ovviamente quelli che hanno più punti forti se la cavano meglio, quelli che hanno più punti deboli, e di nuovo tanti auguri, ecco, buona fortuna. But if you can acquire some important skills, then you have a better chance. Però, se si possono acquisire alcune, chiamiamole così, competenze importanti, beh, allora abbiamo maggiori probabilità di successo. And Cittanupassana encompasses a great number of these skills. E Cittanupassana così raggruppa in sé molte di queste competenze. Okay, this one level. We go to the next level. Quello era un livello. Andiamo al livello successivo. The second level is we look at consciousness in the metaphysical point of view, Abhidhamma. Allora, secondo livello è così iniziare a osservare la coscienza da un punto di vista metafisico, dal punto di vista dell'Abhidhamma in questo caso. I was very fortunate to come across, because my Thai teacher is an Abhidhamma master. Io sono stato molto fortunato perché il mio insegnante thailandese era un insegnante di Abhidhamma. He's also a Vipassana master. Ed era anche un insegnante di Vipassana. So it was a very good combination. E questa era una ottima combinazione. It hit the nail on my head. Diciamo che proprio mi ha piantato un chiodo nella testa in maniera giusta, ecco, insomma, ha colpito il punto giusto. So, it was very interesting because it was a very good combination of theory, practice and experience. Ed era molto interessante perché era un'ottima combinazione di teoria, pratica e esperienza. Perché Because theory is one thing, la teoria è una cosa, la practice is a different thing. pratica è un'altra. And my teacher said, look, no? Abhidhamma is filled with Abhidhamma concepts. Il mio insegnante, notare che insegnava l'Abhidhamma, mi ha detto: guarda, l'Abhidhamma è pieno di concetti di Abhidhamma. Very sticky, very difficult to get rid of when it sticks to you. E sono dei concetti che ti si appiccicano addosso, e una volta che ti si appiccicano addosso è molto difficile liberarsene. Fortunately for me, I'm a Chinaman. Fortunatamente per me, io sono di origini cinesi. No, a Chinaman is a practical man. Allora, i cinesi sono piuttosto pratici. You give me one medicine, I said, I don't believe you. I eat it first. If it works, it's good. If it doesn't work, you give me all that theoretical rap, I'm not interested. Allora, tu mi dai una medicina, guarda, non mi dire niente, per prima cosa la provo. Se funziona, poi mi puoi raccontare tutta la teoria che vuoi, se non funziona, non incominciare In neanche. the West is different, no? In Occidente è un po' diverso, It di must be solito. proven theoretically sound. And then, okay, I may try it. Allora, perché per prima cosa deve essere provata teoricamente che questa cosa è efficace, poi forse la provo, ma non è detto. In a way it's safer. In un certo senso è più sicuro così, eh? Ma My way is faster. la mia metodica è più rapida. You have to take some risks.
Sì, ci sono alcuni rischi che uno deve prendere, ma... For example, I was trying, at the beginning I was having my Zen master. Perché all'inizio avevo questo mio insegnante di Zen. So I was trying something by myself. Cioè, così, stavo facendo un po' da solo, un po' ti fai da te. No, look, look, I got this interesting experience. E io andavo lì e gli dicevo, guarda, ho questa esperienza interessante che ho fatto. And then the Zen master, stop, stop it, don't do that! Ok, ok, you are master, you win. Mi metteva subito in guardia, per carità smetti subito, non fare quella roba lì. E diceva, ok, ok, tu sei il maestro. I chased the object until my mind don't know when, where, I was in a different world. Perché io così andavo dietro agli oggetti fino a quando non so neanche dove fosse la mia mente, era in un altro mondo proprio. So you are in delusion, come out! Mi diceva, guarda, sei in uno stato di ignoranza completa, vieni subito fuori da lì. Non so, so sometimes you have to be careful, no? Don't sì. Be too adventurous. Sì, a volte effettivamente è meglio procedere con un po' di cautela, non essere poi così avventurosi. So... Abhidhamma, of course, we don't say it is 100% foolproof. Allora, Abhidhamma ovviamente non è che possiamo dire che al 100% è, siamo in una botte di ferro. Eh? From my experience, it's damn good. Ma per quanto riguarda la mia esperienza personale, beh, è estremamente buona come visione. But you have to be careful of theory, and usually I test the theory with my practice. Ma bisogna stare un po' attenti a questa faccenda della teoria, perché bisogna sempre abbinarla a una pratica. And I consult with my teacher. E io di solito poi mi così consultavo sempre con il mio insegnante. Now I'm still consulting with my teacher. Ancora oggi io mi consulto con il mio insegnante. Teacher inside. Con il mio insegnante interiore. It's not a person, by the way. Non è una persona, tra le altre cose. Comunque. Anyway, we'll talk about that sometime later, maybe. Ne parleremo but poi forse più avanti, forse. That is, you have developed some kind of intuitive faculty, nel senso che which you can trust 100%. Bisogna sviluppare una facoltà intuitiva a cui poi uno si può affidare realmente al 100%. That comes under the next part of Cittanupassana. E questo fa parte dell'aspetto successivo di Cittanupassana. So, now we are talking about the Abhidhamma. Però adesso dovevamo parlare di questo Abhidhamma. So, Abhidhamma is watching consciousness. What is the consciousness? Allora, da un punto di vista dell'Abhidhamma, osservare la coscienza. Che cos'è la coscienza? Very simple. It says consciousness is that which knows an object. Molto semplice. La coscienza è ciò che conosce un oggetto. But that's not the actual translation in English. Però quella non è proprio la traduzione reale in inglese adesso in italiano. In English is that which thinks of the object. Perché l'originale tradotto è non che conosce ma che pensa all'oggetto. Citta, citenti, citang. No, that's the Pali definition. Quella è la definizione in Pali. Because they use citanti as thinking. Perché? Because it's a scholastic translation. Perché il verbo utilizzato è comunque pensare, ovviamente è una traduzione scolastica. Traduzione. Of course, thinking is mental. Ovviamente il pensare è mentale. But you're talking of conceptual things. Però lì si intendono cose concettuali, concetti. When you're using words, there's already concepts in the first place. E quindi comunque usare già delle parole è già un aspetto concettuale. When you think of what the words mean, another set of concepts come in. Se noi iniziamo a pensare a cosa vogliono dire quelle parole, e qui abbiamo un altro livello concettuale. So, concepts about concepts. So you're filled with concepts. Quindi sono concetti su concetti, fino a che uno è pieno di concetti. But Abhidhamma, we're not talking about concepts. We're talking of real experiences. Però nell'Abhidhamma non si parla di concetti, ma di esperienze reali, vere. But to communicate, we have to use words, okay? Ma per comunicarle è necessario utilizzare le parole.
But no, if you're a practitioner, you know that, so you try to get what they really mean. Ma se uno è un praticante, inizia a capire di cosa stanno parlando, cioè sa a cosa ci si riferisce realmente, in realtà. The Thais are better. Le traduzioni thailandesi sono migliori. He doesn't say that which thinks of the object, it's that which receives an object. La traduzione thailandese non è ciò che pensa l'oggetto, ma ciò che riceve l'oggetto, accoglie l'oggetto. Thai was tamacha ti ru aro, ti rap aro. In case you don't understand Thai. Nel caso voi non comprendiate il thailandese. Tamacha dhamma jati. Yeah? That means a phenomena that arises. Un fenomeno che sorge. A natural phenomena. Dhamma means a natural phenomena. Dhamma indica un fenomeno naturale. See, the Thai use the Pali word. Vedete che in thailandese però si utilizza il termine Pali. Ti rap arom, which receives the object. Che accoglie, che riceve l'oggetto. So it's like a receptacle. E quindi è come un ricettacolo, si può dire in italiano. Sì. And so it gives the idea that it contains the object. Quindi dà l'idea che contiene l'oggetto. But the mind and object are coexistent states, that means they must come together. Però la mente e l'oggetto sono coesistenti, vuol dire che coesistono, cosorgono, sono assieme, devono essere per forza tutti e due. So the knowing is the consciousness. So for the knowing to be there, you must know something. Allora, il conoscere la coscienza, ma perché ci sia, deve conoscere qualcosa. Can there be object without the consciousness? È possibile che ci sia un oggetto senza coscienza? No. No. Any objections? Ci sono delle obiezioni? No, wonderful. Siccome non ci siano obiezioni, siamo a posto, bellissimo. Although I can think of some. Anche se io però ne posso pensare ad alcune di obiezioni, comunque. Now when you say you see something, you see this Buddha image, nice Buddha image, yeah, nice, nice. Noi vediamo questa immagine del Buddha, carina, bella. Is this an object? Questo è un oggetto? Sì? Yes. Okay. What is this Buddha image made of? Di cosa è fatta questa immagine del Buddha? A metal. Metallo, credo. Is metal the object? L'oggetto è metallo? Be careful, eh? Lì stai attento. Anyway. Come? Without your mind, would the object exist? Put it in a different way. Per metterlo da un altro punto di vista, senza la tua mente, quel Buddha esisterebbe? Not for me. Huh? Not for me. You mean the Buddha is not there? If me is not there, the Buddha is not there. But for others, it's there. Yeah, but you're asking me. It's Rupa. Okay? Does Rupa exist without the mind? Rupa esiste senza la mente, cioè la materia esiste senza la mente. Gianni says yes. Somebody else says no. Ah, see, there are different opinions. Allora, ci sono opinioni differenti. Rupa can exist without the mind. Allora, Rupa può esistere senza la mente. Ok. The four paramata dhammas. Citta, cetasika, rupa, nibbana. Ci sono i quattro paramata dhamma. And they're connected. Can be connected in some way. E possono essere connessi in qualche modo.
Rupa and Nama are two different things. Ma Rupa e Nama sono due cose distinte. Okay. So the materiality can exist without the mind. Quindi la materialità può esistere senza la mente. But we are not talking about the materiality as an object. Ma noi non stiamo parlando della materialità come oggetto. The materiality, like the earth element, can be object of the mind, or it doesn't have to be the object of the mind. Perché in questo caso l'elemento terra può essere l'oggetto della mente o può non essere l'oggetto della mente. Sì. Ah. So it can exist without having to be an object of the mind. Bravo. Good. Okay. Ah, so that's why you say the mind receives its object. The mind, to be a consciousness, we must have an object, because it's the condition for the mind, consciousness, to be there. Allora, perché ci sia la mente, deve esserci un oggetto, perché l'oggetto è una condizione perché possa esserci la mente. This is a bit too much for some of you. Questo forse è un pochetto troppo per alcuni di voi. I'm sure there are some people who more practice more and will be able to understand these things better, and it will be very helpful. Allora, so che alcune persone che hanno praticato di più sono in grado di comprendere queste cose e gli può essere molto utile. Now we come back to Cittanapastana, which means that, no, I would say the second experience of consciousness is mental space. Allora, torniamo a Cittanupassana. Si dice che la seconda esperienza della mente è lo spazio mentale. Usually we say the material space is the space here, so I can put this thing here. The space there, so you can sit there. Solitamente noi parliamo di spazio come un qualcosa dove io posso mettere degli oggetti, questo cuscino o c'è lui, ad esempio. But we are not talking of that, we are talking of the consciousness, the mind. Però noi non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della coscienza, della mente. So for the presence of the object, the mind must be able to contain it. E quindi è ovvio che la mente deve essere in grado di contenere l'oggetto. When you look at mental space, there are two things happen. Quando noi osserviamo lo spazio mentale, ci sono due cose che hanno luogo. One is a concept. Una è un concetto. Like this void, everything is void, everything is emptiness. Questa faccenda del vuoto, del nulla, tutto è vacuità. Do you experience that? Ne fate esperienza di questa cosa? When you read about it in all those, it's all concepts. Quando it's leggete, the idea in the mind. Quando leggete sui libri di queste cose, ma questi sono tutti concetti, sono idee nella mente. You think of that, it becomes a paradox. Se ci pensate diventa un paradosso. Is something nothing or is nothing something? È qualcosa nulla o nulla è qualcosa? You get into a paradox. You get caught up. E qui ci si invischia in qualcosa di paradossale. Using the Abhidhamma analysis, is it the same thing? Or is it a different thing? Is it both the same thing and a different thing? Or is it neither the same thing nor neither the different thing? This Abhidhamma analysis. Allora, l'analisi dell'Abhidhamma procede più o meno in questa maniera. È quella cosa? Non è quella cosa? È entrambe le cose o nessuna delle due cose? So we're talking of something and nothing. Quindi stiamo parlando di qualcosa e di nulla. So, which means it's just concept. Questo vuol dire che sono semplicemente dei concetti. And there's an emptiness that this is just not a concept. Però c'è una vacuità che non è concettuale, che non è un concetto. But there are different realities that can come under this category. Però ci sono diverse, differenti realtà che possono rientrare in queste categorie. Because the word concept can cover realities that are present, can cover this concept are more than one. Perché ciò che può rientrare all'interno di queste categorie concettuali sono molteplici, non è soltanto una.
And consciousness is one of them. E la coscienza è una di queste. Because the consciousness can contain the object. Perché la coscienza può accogliere e contenere un oggetto. Yeah? But only to that extent can you call it empty. But it's not really empty, you know. It's something, the consciousness is still something real. Allora, it's not nothing, no? Allora, possiamo dire che la coscienza è vuota soltanto nel senso che può accogliere un oggetto, ma però è molto reale. E quindi esiste anche se vuota, perché sappiamo che per definirla diciamo che può accogliere un oggetto, se no non sussiste. Some person is meditating, so many things in his mind, ting 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 ting, una persona sta meditando e c'è un sacco di cose nella mente. How much taken mind is can take is very vast. Ciò che può contenere la mente è molto vasto. Even then, for some people, it bursts. Nonostante ciò, per alcune persone, a un certo punto non riesce a contenere tutto, la mente inizia a straripare. So, in that sense, you take consciousness as a mental space inside where objects come and go. Allora, and then it is the consciousness. Allora, in questo senso, se noi pensiamo alla mente come questo spazio, alla coscienza come questo spazio mentale dove gli oggetti, le cose vanno e vengono, bene, allora questa è la coscienza. For example, you close your eyes. E vi chiudete gli occhi. And I hit this bell. Suono la campana. You feel an empty space in your mind, and the sound goes through that space. Possiamo percepire questo spazio vuoto nella mente e viene attraversato da questo suono. Or like sometimes people listen to news or music, they put the two earplugs, and then the sound is inside the head. Allora, questo è un esperimento che si può fare con due auricolari o le cuffie, il suono sembra che sia nel centro della testa. Is it inside your head? No, it's inside the mind. È al centro della testa? No, è al centro della mente. So in this sense it's like an inner space. In un certo senso c'è questo spazio interiore. But it looks like space, but it is not space. The quality of consciousness of knowing is there. E attenzione, però non è proprio uno spazio, perché una qualità di conoscere che è quella della mente. Because it's so subtle, you can only sense that it is like a space that contains the object. Però siccome è veramente impalpabilissima, diremmo in italiano, noi riusciamo a percepirla soltanto come uno spazio che può contenere gli oggetti. And so when you go to the Abhidhamma basis of consciousness, you go into that. E quindi quando noi ci addentriamo nelle basi della coscienza riguardo all'Abhidhamma, è lì che andiamo a parare. Because this is the mind door. Quella è la porta della mente. Usually when you meditate long enough, you also go to the mind door, but you don't know exactly what it is. You know you are inside somewhere in your mind. So that's the mind door. But it's not so clear, but if you do Chittana Prasanna and you clear, it's very easy. Good concentration. No? Allora, solitamente questa faccenda capita comunque per i fatti suoi se uno medita sufficientemente a lungo. Cioè uno ha questa esperienza ma non sa che cos'è che sta osservando fondamentalmente. Però se invece c'è una pratica specifica, molto rapidamente, molto facilmente si ha accesso a questa dimensione. And so when you watch the consciousness and the mind, then you begin to really be using the consciousness as a primary object for a longer period of time. E quindi quando si è in grado di osservare la coscienza alla porta della mente, allora sì che si è in grado di utilizzare la coscienza come oggetto di presenza per dei periodi di tempo prolungati.
Then you can see the different types of consciousness, sometimes expanded, sometimes contracted, sometimes light, sometimes heavy. It changes in different ways. E si possono vedere i vari tipi di coscienze, no? A volte sono contratte, a volte più espanse, a volte più chiare, più scure, tutte le varie qualità che può assumere. This is watching the consciousness in terms of its relationship with the mental states. E questo è osservare la coscienza in relazione ai suoi stati mentali. And of course the object is there. Ovviamente c'è un oggetto. And when the object is there, the consciousness also changes with the object. E siccome c'è un oggetto, la coscienza muta assieme all'oggetto. Yeah. And so when all this becomes more and more clear, then you start going into the Abhidhamma, the practice of Cittanuspassana in terms of Abhidhamma, where you study more and more mental states and how this mental state changes as the consciousness changes, and all the different objects, and how the consciousness changes with the different objects. It is not thinking, it's not conceptualization, it's experiencing. E quindi più si ha pratica in questa direzione, più si iniziano a vedere le cose da un punto di vista dell'Abhidhamma, ma attenzione, non a un livello concettuale, a un livello esperienziale, cioè si inizia a osservare la coscienza che muta rispetto agli oggetti, rispetto agli stati della coscienza, ma non a un livello concettuale, ma a un livello esperienziale, quindi si usa la griglia interpretativa dell'Abhidhamma esperienzialmente. Stop here tonight. Questa sera ci fermiamo qui. Already gone over time.